Ciao a tutti, oggi preparerò la Coto Scaloppa, un nome di fantasia che forse dovrei brevettare perché non l'ho mai visto da nessuna parte, non ho mai letto o trovato in altri video. Non è altro che una cotoletta poi scaloppata, cioè fatta a scaloppina. Se non siete amanti di cose elaborate, ma vi piacciono ricette semplici, cambiate video, altrimenti andiamo a vedere come prepararla. Ho comprato già della carne per cotolette. Con l'aiuto di un batticarne vado a dargli giusto due colpetti. Bagno la carne nell'uovo che ho sbattuto, nel quale ho inserito un pizzico di sale e del pepe nero macinato. Facciamo colare un po' l'uovo. E adesso passiamo la carne nel pan grattato. Spennello in teglia un po' di olio extravergine d'oliva e man mano che le preparo ci appoggio le cotolette. Impanata anche l'ultima, la andiamo a sistemare in teglia con le altre. Metto le cotolette in forno preriscaldato a 200 gradi e le farò stare 5 minuti per lato. Passati 5 minuti, giriamo le cotolette e facciamo cuocere per altri 5 minuti. In attesa della cottura delle cotolette in forno, ho preparato in questo piatto della farina e mi vado a spremere due limoni. Ho messo a sciogliere due noci di burro in questa padella. Ho appena tolto le cotolette dal forno, poiché scottano, mi aiuto con una forchetta. Infarino la cotoletta anche sui bordi. Una volta infarinata, il burro si è sciolto, metto in padella la cotoletta e infarino velocemente anche le altre. Metto l'ultima e lascio cuocere 2-3 minuti per lato. Passati 3 minuti inizio a girare le cotoscaloppe. Aggiungo un pizzico di sale, un po' di pepe nero, vado ad aggiungere il succo di limone. Passati altri 2 minuti, posso anche impiattare. Eccola qua, di sicuro Barbieri direbbe che è un mappazzone. Devo assaggiare. Raga, è una bontà. Provate e fatemi sapere. Io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, condividerlo e iscrivervi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!